Interrogazione sulla sicurezza negli edifici scolastici. Consigliere Lorenzo Boncinelli. Signor Sindaco, le aule della scuola Crescenti sono troppo piccole per contenere un numero elevato di alunni e la sicurezza nelle scuole è molto importante. Che cosa intendete fare? Risponde Lorenzo Narci, assessore all'istruzione. Le aule della scuola Crescenti rispondono ai requisiti di sicurezza previsti. Si tratta, è vero, di aree più piccole di quelle della scuola Cavalcanti, ma questo è un vincolo dovuto alla natura dell'edificio, per cui ad oggi non si possono prevedere soluzioni diverse dalle attuali, non essendo nell'immediato possibile costruire un'altra scuola o ampliare l'edificio esistente. Tuttavia, gli edifici sono tenuti costantemente sotto controllo da parte dei nostri uffici, che sono impegnati, pur nella scarsezza di risorse disponibili, ad intervenire e migliorare il possibile le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici. Voglio portare qualche esempio concreto che consenta di misurare il nostro impegno. Negli scorsi mesi è stato rifatto l'impianto antincendio della scuola elementare Lucio Lombardo Radice. Il 10 gennaio scorso ha riaperto completamente, ristrutturata e rinnovata, la scuola per l'infanzia Gianni Rodari, a seguito di un intervento che è costato complessivamente 1.565.000 euro e con cui si sono realizzate due aule in più. Nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista da qui al 2013 la cifra di 1 milione di euro per interventi urgenti di risanamento su elementi non strutturali, segnalati dagli addetti al Ministero nel corso dei sopralluoghi tenuti nel corso del 2010. Per la stessa scuola Crescenti sono stati previsti rilevanti interventi sulla palestra e sugli spogliatoi per circa 120.000 euro, non appena finanziati dalla Regione Toscana, interventi di abbattimento dell'inquinamento acustico per 400.000 euro. Per quanto riguarda infine la scuola Cavalcanti, nei mesi estivi sarà rifatto il tetto della scuola rimuovendo le parti in amianto e l'intervento avrà un costo di 500.000 euro. Entro il 2012 sarà inoltre predisposto il bando di gara per poter affidare ad una ditta l'opera di ampliamento della scuola con la realizzazione di molte nuove aule. Per far ciò l'amministrazione dovrà sostenere un costo di 600.000 euro che finanzierà attraverso un mutuo. L'inizio dei lavori è previsto per l'anno 2012. Come vede, pur in condizioni economiche molto difficili, l'impegno a garantire interventi sulle strutture scolastiche, anche per migliorare la sicurezza, è una delle priorità dell'amministrazione. È soddisfatto, consigliere? Sì, sì. Interrogazione sullo spazio traffico di Viale Ariosto e sulla ZTL. Consigliere Andrea Turchi. Signor Sindaco, come mai le carreggiate di Viale Ariosto sono state così drasticamente ridotte, con larghissimi sporti traffico che causano inseguimento della sede statale? Vorrei sapere inoltre qual è la funzione della ZTL e se essa verrà ampliata. Risponde Filippo Docenti, assessore a Viabilità e Trasporti. Per quanto riguarda il cordolo posizionato al centro di Viale Ariosto, questo consente una maggiore sicurezza nell'attraversamento dei pedoni, in quanto obbliga a suddividere in due momenti l'attraversamento stesso, dando così la possibilità ai pedoni posizionati prima sul marciapiede e poi sul cordolo di guardare in due tempi le corsie. Di guardare in due tempi le corsie stradali in due sensi di marcia, trattandosi per quanto riguarda Viale Ariosto con arteria molto trafficata, riteniamo che migliorare laddove possibile la sicurezza dei pedoni sia una necessità prioritaria, anche a costo come in caso di restringimento di restringere la carreggiata. Lo scarto traffico inoltre impedisce fisicamente alle auto di sorpassare, quindi costringe gli automobilisti a guidare mantenendo una velocità costante, senza effettuare manovre pericolose. Inoltre la presenza di un ampio scarto traffico non permette ai conducenti dei veicoli di svoltare a sinistra direttamente, ma impone loro di andare a girare in maniera sicura nella rotatoria successiva. Questo impedisce di fare una manovra pericolosa, perché le auto una svolta a sinistra deve attraversare il flusso delle auto che vengono dalla direzione opposta,
che, specie nelle ore di punta, è molto alta. Peraltro, ad oggi, nonostante siano ormai diversi anni che la risistemazione di viale, del viale si è completata, non risultano essersi verificati problemi connessi al passaggio delle ambulanze o di mezzi ingombranti, per cui crediamo che la soluzione adottata non necessiti di modifiche. Per quanto riguarda la ZTL, questa serve per delimitare all'interno della città spazi in cui si è impedito o limitato il traffico dei veicoli. Questo provvedimento serve a far fronte a diverse problematiche che caratterizzano ormai le nostre città. Da un lato, individuare aree in cui il traffico è vietato o opposto a un rigido controllo. Consente, e questo è un aspetto molto importante, di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli, che sono una delle prime cause dell'inquinamento cittadino, ed abbassare quindi il carico complessivo dell'inquinamento. Via Gramsci, ad esempio, è un'arteria principale del traffico sestese, e non solo, dato che collega stesso a Firenze. Nell'arteria principale del traffico sestese, e non solo, nel tratto in cui è stata attivata la ZTL, molte delle famiglie esposte ad una consistente inquinamento prodotto dall'elevatissimo numero di auto che transitano oggi ogni giorno lungo quella strada. Anche da queste cittadine è giunta al comune la richiesta di intervenire con provvedimenti che garantissero una maggiore vivibilità. Per questa via sottoposta ad una grande intensità di traffico, senza contare che abbattere il numero dei veicoli che circolano anche con provvedimenti parziali come il nostro, vuol dire non solo ridurre le emissioni, ma anche l'inquinamento acustico, e che è un elemento non secondario per determinare le qualità della vita di una città. Inoltre, la ZTL è uno strumento che consente di rottare fuori dal centro cittadino il cosiddetto traffico di transito, che semplicemente attraversa il centro per dirigersi altrove, contribuendo però a rendere ancora più congestionato il flusso dei veicoli per natura già alto nelle zone centrali della città. Attualmente la ZTL su Via Gramsci è attiva dal sabato al lunedì, e questo perché siamo fortemente convinti che con noi anche le organizzazioni di commercianti ed esercenti che hanno condiviso per questo progetto devono chiudere il traffico in determinate ore e in determinati giorni. Una zona centrale della città sia un modo per renderla più vivibile, per consentire ai cittadini di riappropriarsi a piedi nel centro storico della città, in cui si può liberamente passeggiare, restituire in quei giorni la città ai suoi abitanti, e per la permessa in cui si può liberamente passeggiare, restituire in quei giorni la città ai suoi abitanti, e la permessa necessaria anche per rivitalizzarla, con iniziative che consentono, in un momento di profonda crisi come questo, di sostenere uno sviluppo del nostro territorio, commercio ad esempio. Fortemente radicato il centro cittadino, e per questo siamo ancora convinti che la ZTL sia stata una scelta coraggiosa che aiuti lo sviluppo e contribuisce a migliorare la nostra qualità della vita, oltre che a un mezzo per aiutare l'economia della nostra città. Anche per questo motivo abbiamo ritenuto, dopo la sistemazione di via Cavallotti, che ha restituito questa strada centrale alla nostra città più bella di tutti, di allargare anche ad essa la zona a traffico limitato, rendendo l'area pedonale, ed è anche per questo siamo convinti che continuiamo a renderla, a ritenere che la ZTL in Via Gramsci vada ampliata l'intera settimana.
sensato consigliere per tutti. Sì.